Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi si è svolta la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Coetanei, Pisa-Venezia, dove Pisa ha perso per 2-1. Bene, in primo tempo fondamentalmente tutto sommato che ha visto le due squadre diciamo fare un bel gioco da una parte e dall'altra. E nella ripresa poi Ampalo trova la rete, secondo me anche fortunatamente, però il calcio è anche questo. Dopodiché con l'ingresso di Arena il discorso cambia. Cambia e propone un bellissimo assist dove Bonfanti segna e siamo sull'1-1. Dopo Olivieri mette il timbro, i cambi non hanno apportato nessun che di niente, perché doveva essere mantenuto il risultato, e anche questa volta, come contro il Parma, abbiamo perso una partita che fondamentalmente era ormai avviata sul pareggio, quindi sull'1-1. Io non ho da dire nient'altro perché sono stufo, e quindi Nicolas 5 e mezzo. Secondo me oggi non è stato il top, tanti errori e anche soprattutto sui rinvii. Calabresi 6 e mezzo, gioca una partita praticamente impeccabile oggi Calabresi, bravo, fase difensiva. Poi ha avuto anche modo di mettersi in mostra in zona di attacco con una bellissima azione personale. All'84esimo Hermansson senza voto perché ha giocato una spicciolata di minuti. Caracciolo 6 e mezzo, bene, vale lo stesso giudizio secondo me espresso per Calabresi, quello che ho detto per Calabresi per me ha lo stesso valore per Caracciolo. Quindi positiva la prestazione e tiene bene la retroguardia. Quindi bravo, bravo Caracciolo. Canestrelli ottimo, 6 e mezzo, sempre al posto giusto nel momento giusto. Il ragazzo sta crescendo, quindi va benissimo così. Barbieri 5 e mezzo oggi non si trova di fronte a un cliente scomodo veramente. Come Zampano fa quel che può per contenere la situazione. Nel terzetto arretrato, Marin 6, non è brillante ma bene, perché a centrocampo riesce a trovare delle giocate giuste e quindi a dare la quadra. Veloso, non mi è piaciuto niente oggi, 5 e mezzo. Cioè, per il suo immenso bagaglio che ha, oggi d'esperienza ovviamente, oggi è stato impreciso anche su calci piazzati, insomma non è stato un pomeriggio brillante sicuramente per lui. Poi dall'84esimo viene inserito Barberis senza voto perché ripeto ha giocato anche lui una spicciolata di minuti. Steves 5 e mezzo, sì, bene nel sostegno dei centrali ma alla fine non attacca la profondità. Oggi non mi è piaciuto poi più di tanto. Entra Beruato oggi non ha modo da incidere, non incide nella mezz'ora conclusiva, niente, niente, basta, non voglio aggiungere altro. Touré oggi 5, è mancato l'apporto di Touré, sicuramente, non lo so, tu per tu col portiere avversario si sbaglia, insomma. Non va bene, ecco. Arena 6 e mezzo perché entra col piglio giusto e quindi alla fine fa un assist per il pareggio che per noi sarebbe valso oro. Bonfanti 7. Il ragazzo, cioè voglio dire, si illumina quando incontra il Venezia, no? Aveva già segnato. E che dire? Meglio di così si muore. Insomma, ecco, quindi un ragazzo che alla fine è vero che ha trovato problemi nel girarsi nel primo tempo, ma è anche vero che la rete sua è stata, diciamo così, anche perché altrimenti la partita magari sarebbe finita anche in maniera diversa. Mlakar è entrato 5 e mezzo, un colpo di testa ed è sparito dalla circolazione. Sì, e siamo sempre lì. Non ci siamo. Tra Mlakar, Moreo, Beruat. A parte oggi Moreno non è entrato, ma faccio per dire, è un trio lescano, diciamo così, un trio lescano.
che dire, Veloso, scusatemi, Valoti sbaglia, io direi che Valoti 4 e mezzo, oggi sbaglia un gol fatto davanti alla porta, siamo sempre al solito, sbaglia tantissimo, non va così, non va e basta, cioè è chiaro che non va, perché se Valoti butta dentro la palla, la partita cambia atteggiamento, cioè magari potevamo vedere un'altra partita. Io sono stanco, sono stufo. Speriamo che io me la cavo. Speriamo di raggiungere presto il punteggio fatidico della salvezza. Perché se andiamo avanti così, non si risolve proprio un bel niente, di niente. Io vi rimando a più presto per il consueto terzo tempo, che oggi non abbiamo potuto fare in Matteo. Quindi niente, mercoledì c'è un'altra partita. Sentiamo il Modena. Quindi vediamo, andiamo avanti così, nel senso, oggi era un punto da prendere, col Parma era un altro punto da prendere, due punti che erano due punti pesantissimi giocati con, diciamo così, con le big, e non si riesce a tenere il risultato per più di 10 minuti in talune occasioni e per più di 3 minuti in altre occasioni. Quindi cosa devo dire? NP a Aquilani, anche se l'assetto della squadra, nel senso squadra messa in campo, a me mi è piaciuto. Poi gli errori dei singoli hanno determinato questa nuova catastrofe. Questo è quanto. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Io vi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, io con questo la chiudo qua. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.